Una rete locale per prevenire e affrontare il fenomeno del cyberbullismo e i rischi della grande rete. Una rete che spesso si trasforma in una vera e propria trappola per molti giovani e giovanissimi. Con questo obiettivo, nella sala assemblee del consorzio BIM di Teramo, si è svolto un tavolo tecnico alla presenza di esperti del settore, sindaci, delegati dei servizi sociali e dirigenti scolastici del comprensorio. Il problema della privacy è proprio uno dei grossi problemi quando si trova il minore a utilizzare questi mezzi, più che altro perché spesso e volentieri non si rende conto dei rischi e delle conseguenze che si hanno diffondendo delle informazioni personali. Le condizioni, diciamo, psicologiche di una vittima vanno veramente affrontate a partire, diciamo, a monte, quindi è uno studio un po' che parte sicuramente dalla famiglia, dalla scuola, fino ad arrivare alle istituzioni sociali. Ecco perché oggi sicuramente è un momento, un punto di partenza per dare un'attenzione importante ad un fenomeno che è il cyberbullismo, diverso dal bullismo classico che conosciamo. Quindi la vittima è una vittima sola, fondamentalmente si ritrova sola rispetto ad una vittima di bullismo classico, quindi fisico, perché deve combattere contro l'anonimato, quindi contro la rete, contro l'infinito. Per cui c'è bisogno di una, diciamo, di una condizione sociale molto forte che avvicini le istituzioni, le famiglie, la scuola, per al di là di proteggere e quindi evitare che 1 su 10 vittima di cyberbullismo arrivi al suicidio, cioè questa è una condizione tragica. Prima di questo bisogna prevenire. Nell'ambito del cyberbullismo, il consorzio BIM di Teramo, oltre a mettere a disposizione ampie conoscenze e competenze su questi temi nel territorio, supporta l'iniziativa promossa dalla The Circle in collaborazione con l'associazione Project San Gabriele. Si tratta di un tema di grandissima attualità. Il nostro supporto come consorzio BIM per creare per l'appunto una rete che sia uno strumento operativo assolutamente efficace, che mette insieme magari le istituzioni, quindi anche i comuni, i dirigenti scolastici, ma soprattutto le famiglie, che sono, come dire, gli attori protagonisti di questo rapporto con i figli per evitare queste problematiche.